La voce vibrante della cantante portoghese Maria João e il pianoforte del compositore Mario Laginha hanno aperto l'ottava edizione di Bari in Jazz, festival organizzato da Busuan nell'ambito del Summer Music Village sul lungomare Imperatore Augusto di Bari, una delle manifestazioni di punta dell'estate pugliese, con la direzione artistica del sassofonista Roberto Ottaviano e il sostegno di Regione Puglia, Provincia e Comune di Bari. Il duo portoghese ha regalato al pubblico uno spettacolo di grande sperimentazione musicale con gli arrangiamenti jazz accompagnati per l'occasione dall'Orchestra Sinfonica della provincia di Bari, diretta da Lorenzo Marini. È un concerto molto interessante, il mix tra jazz e sinfonico è un mix eccezionale, ognuna delle parti, la parte più jazz entra un pochettino nel sinfonico e viceversa, oltretutto con questa bellissima orchestra capace di fare dalle sinfonie di Beethoven ai brani del maestro Laginha. È veramente un'esperienza molto interessante, molto attraente per un direttore d'orchestra classico come me. C'è un mix tra brani veloci, brani tipo Lobos Rapoces y Coyotes e Beatrice, che è un brano bellissimo, in cui la bravura e la poesia della voce di Maria João e del piano del maestro Laginha si fondono perfettamente con l'orchestra. La mia musica tiene muchas influencias. Y una seguramente es lo jazz americano con la tradición americana y todo esto. Pero también la música clásica del siglo XX me dice muchísimo, de Ravel, Prokofiev, Brahms, Brahms un poco más antiguo, Stravinsky, y acho que tengo muchas influencias. Y la música que yo hago es el resultado de todo eso. Questa sera appuntamento con la seconda produzione speciale del festival. Il violoncellista e compositore Paolo Damiani e Vanishing Band propongono Tracce di Aninnia, spettacolo ispirato alla Ninna Nanna Sarda, scritta negli anni '80.